borsa a fianco alla scrivania della società, e poi mi porta io quelle fatture delle quali poi hanno fatto anche la storia in questo paese, erano fatture che servivano a pagare i contadini rispetto a delle difficoltà, poi questa cosa fu risolta brillantemente, ma dopo anni di Ecco, ma per concludere, Cattolino, la sua presenza alla presidenza della cooperativa è stata una presenza ingombrante che forse ha provocato anche dei problemi. sì. Là c'è un lato positivo per tutto ciò che rappresenta, ma poi porta anche il tuo lato negativo. Diciamo che fatte le debitissime proporzioni, una specie di Mediaset alla Guardia l'ha subita. Quando qualcuno vorrà, tireremo fuori tutti gli elementi e lo vedremo. Anche in questi giorni, nelle ultime 48 ore, 72 ore, per convincermi ad andare via, perché avevano il sospetto e non andare sì, ma insomma, io sono una persona seria, arrivo a Dio, almeno quello che ho detto l'ho sempre fatto. Un paio di controlli mi hanno fatto, tant'è che il funzionario regionale ha detto: siamo venuti a controllare adesso, siamo, perché probabilmente andavano cercando che c'era ancora qualcosa fuori posto, non so, io vi aspetto, sicuramente avrò sbagliato un sacco di cose, spero che gli sbagli non siano stati di natura penale, e poi penso anche in buona fede, insomma, io non sono mai stato uno, ecco, insomma, diciamo anche la mia famiglia ci ha lasciato di buone sostanze, purtroppo. La famiglia Catturana in questi giorni ha subito lì il suo veto, ma per fortuna non ha subito il veto né professionale né sociale, non ha mai avuto la mania dei poggiolini, insomma, noi siamo sempre stati abituati a lavorare, quel poco che ci guadagniamo, i nostri beni, ce li siamo sempre sudati. Mi auguro che passata l'euforia, insomma, cioè, visto quando si buttano giù le statue, le Sant'Anna, le Vagnisferro, insomma, un piccolo Sant'Anna, insomma, però insomma, visto anche i soci in cooperativa, non mi sembrava che di là delle legittimissime rammarichi di oh, te ne andate, perché noi dobbiamo recuperare i soldi, so, qua ci dicono che se non te ne vai, qua ci mandano tutto scatapascio, diciamo, ragione, non ho l'impressione di dire questo, però. Dopo 18 anni che ne la devo chiudere, la lasciamo in Almeno una mano, stretta di mano insomma, possiamo dare. sto, no, ma al di là questo è un problema di cultura personale, questa è la fascia dell'ignoranza, non è una roba. Mentre io parlo e vengo spesso additato come ignorante perché dico quel che penso, invece i ben educati che fanno queste cose, per me è un fatto di cultura, non è un fatto personale, cioè, uno può anche essere miliardario. Me incontro questa tanta brava gente che non c'ha manco il pane da mangiare, il senso dell'educazione e dell'equilibrio non lo ha mai perso. Il problema è un altro, insomma, quello della società può marciare, non penso che un grande gruppo ben voglia si fa una verifica 60 giorni fuori di mezz'aria, sarebbe clamoroso, insomma, sarebbe una macchia nera per quel gruppo là, soprattutto dopo che ha preso coscienza attraverso i suoi contabili, che sono le stesse persone che vanno a governare, che ci stanno in condizione per andare avanti, insomma, vorrei che insomma non mi sia legato. Quindi se un grande gruppo viene vuol dire che c'è da fare, quindi ecco, qualcuno che si lascia abbindolare dalle statue che cadono, eccetera. Poi nei prossimi giorni penso che quando mi incontrerà avrà modo di prendere un caffè con me in grande serenità.